grandissima emozione per il primo gol in Serie A e meno per il risultato finale, chiaramente. Sì, alla fine resta più che altro il rammarico per i due punti persi. L'impressione da fuori, correggimi se sbaglio, è stato quello di un certo calo dal punto di vista fisico nell'ultima parte di partita. Questo non lo so, sicuramente lo analizzeremo. Sicuramente abbiamo concesso troppe ripartenze al Chievo. Perché il Chievo è una squadra difficile da affrontare, anche all'andata vi aveva messo un po' in difficoltà. Ecco, potresti che magari il tuo gol giunto così presto, non dico vi abbia fatto un po' adagiare, ma poi avete aspettato, non avete attaccato con la solito fuori agonistico, può essere una chiave di lettura? No, vabbè, quello non credo, insomma, venga sempre un gol nel primo tempo e nei primi minuti. Probabilmente dovevamo chiudere la partita e concedere comunque di meno agli altri. Ha cambiato qualcosa entrare in campo sapendo che il Milan aveva già vinto in quella maniera? Ma questo no, alla fine noi dobbiamo pensare a noi e guardare in casa nostra. Questi due punti persi, secondo te, nella lotta a scudetto, alla fine quanto potranno pesare? Non lo so, lo vedremo alla fine. Sicuramente adesso dobbiamo pensare a Bologna, che è vicina, per rifarci subito. Il portiere del Chievo ha detto che ha un po' contestato il tuo gol dicendo che forse è in fuorigioco. Tu hai avuto quella percezione, hai visto le immagini o qualcosa? Possibile averla, nel senso è stata talmente veloce che è impossibile.